Lei chi è, scusa? Hola, yo soy Come... Pueblo. Carlo. Carlo, cosa, che ruolo ha? Il coro? Coro, sì. È un tenore? Un tenore, sì. Un tenore. Lei è la moglie del maestro, con Aurora. L'Aurora si tinge di bianco. Qui abbiamo un ragazzino che farà... Qua... Lei ci può dire per la televisione italiana, lei chi è? Gracias, gracias, gracias. Che ruolo ha nell'opera? Una cantante lirica? Ah, sì. Coro? Fa parte del coro? Benissimo, fa parte del coro, bene. Qui abbiamo questa. Lei che ruolo ha nell'oceano? Che ruolo ha? Ruolo. Pobre. Come si chiama lei? Non tengo nome, anonima. Abbiamo Catherine Casper come nome dell'antivirus che c'è su internet. Dal Kansas, incredibile. Direttrice del coro. Lei invece vuole dire qualcosa alla televisione italiana? Prego, è il momento. Poi farò nella mia trasmissione. Dica. Ok. It's very nice to meet you in this, yes. This opera. It's a great piece. This piece is a wonderful piece. Ok, lei è? Lei come si chiama? Io sono immigrante. E io sono Sofia. Sofia, cosa c'ha? Lei è che? Soprano, mezzo soprano. Mezzo soprano. Mezzo soprano. Mio alunno alle fatte. Lei è invece? È Luise. Sì. È un nome, non è un nome paraguaggio. È Luise. E chi? E lei che fa? Fa parte del coro? Alto? È un... Ah, ho capito. Bene. Alto, lei, il prete. Il Hola, come va? Ma non ci fa una benedizione, padre, la prego. In nome di Padre, Figlio e Spirito Santo. Ergo ti assolvo. Ecco. Così. Assolvo di tutto peccato. Televisione italiana, volete dire qualcosa per la televisione italiana? Lei è? Nome e cognome? Per la televisione, tu che cosa sei? Che ruolo hai nell'opera Oceano? Capo di scena. Capo di? Di scena. Di scena, tu? Che sei? Trombonista? Oboista. Trombonista. Oboista. Percussionista. Percussionista. Ciao, io sono flautista. Flautista. Ma tu sei artista. Arpista. Arpista, arpista. Tu sei? Che sei? Corno. Corno. Nome e cognome, ditemi nome e cognome, che ruolo avete? Ah, è la donna incinta del coro, bene. Porco d'un ase! Faccia di galea! Roberto! Roberto, un attore! Incredibile! Poi abbiamo il maestro qua, impeccabile. Diego Sanchez. Secondo oboe. Si chiama lei? Aldo. Aldo, Aldo. Il mio amico baritono. Come ti chiami? Pedro Flores. Pedro Flores. Ha una voce portentosa, Pedro Flores. Gracias, Giuseppe, por tus consejos. Oh, figurati. Se tu studi, però. Te prometto. Qui c'è il dottore, dottore. Ci dice il suo nome e cognome e che ruolo ha nell'opera. Che? Nome, no, cognome e ruolo nell'opera. Ah, mi nome? Io sono Gabriela Arias. E hago il dottore, ¿verdad? E canto con mio amico. Sei il dottore nell'opera? Sì, sì. Vabbè. Grande mezzo soprano. Abbiamo il contadino qua, che aveva una vacca. È un fulmine. Un fulmine, l'ho ucciso. Ma te la sei mangiata sta vacca oppure no? Abbiamo fatto una salata. Grande David, il grande David, dai, che ci ha fatto passare una bella serata a casa sua l'altra sera. Tutta a base di verdure, naturalmente. È stata una serata vegetariana, quasi vegana. Vero? Mascarson. Questo te vuol baciare la figlia, la figlia. Te vuol baciare la figlia. Non è possibile sta roba. Hanno
essendo un gas a euro. No, non gas a euro. Ci sono gli altri componenti del... Tu che suoni? Per la televisione italiana. Trombone. Ti chiami? Glenn. Glenn. Ah, un nome tipicamente paraguaggio, Glenn. Ma ci sono altri strumentisti per la televisione italiana. Lei chi è, scusi? Che suona? Violino. Violino. E ti chiami? Cesar. Cesar. Qui abbiamo un altro componente dell'orchestra, suona pure il violino, che è uno Stradivari? Come ti chiami? Pedro. Pedro, Pedro. Grazie. Tu sei il trombonista dell'orchestra del Cabildo. Come ti chiami? Oscar. Come? Oscar. E di cognome? Un nome solo hai. Nome e cognome. Oscar Fernando. Ok, Fernando. Fernando è un'ottima tromba, è molto potente, talvolta deve essere pure un po' tenuta, perché la forza ce l'hai di suonare, complimenti. Come? Lei chi è? Come ti chiami? Ah, Fatima. Fatima. Fatima, come la Madonna di Fatima. Sì. Senti, e cosa, che sono? Sei primo trombone? Sì. Nell'orchestra del Cabildo? Esattamente. Benissimo, grazie. Ah, cosa suoni nell'orchestra? Parla come vuoi. Ok. Natalia, sono Natalia Fleitas e tocco violino. Ah, e suoni? Come? Cosa suoni? Quale strumento? Ah, violino. Violino. Bene, grazie. Che è un caro amico che, insomma, nome e cognome, vogliamo sapere, anche se è per la televisione italiana, quindi ce lo devi dire. Gabriele Grazia. Primo clarinetto del Cabildo, giusto? Dell'orchestra del Cabildo. Sei no, il primo. Direttore assistente. Direttore assistente? Sì, sì. Comandi, signor, sì. Grazie. Orchestra in fermento qui. Qui c'è il fermento dell'orchestra. Nota. Gente che suona. Gente che... Bellissimo vedere tutto questo fermento. Meraviglioso vedere tutto questo fermento. Scegliere il suo angolo per non essere disturbato, io li disturbo naturalmente. Nella scena che dovrò poi portare io, sempre con lui. Com'è che si chiama lei? Da dove viene? Io sono il vecchio moribondo. Che ci vuole qua, no? E come si chiama? Come si chiama? Diogenes. 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 Abbiamo qualcuno del coro, lei chi è? Io sono Claudia. Claudia, canta nel coro? Canto nel coro, sono mezzo soprano, sono alto. Sono benissimo. Qua c'è la figlia. Io sono Milena. Lei come si chiama? Milena. Milena, è un nome italiano. Lei si chiama Milena perché io ho avuto una professoressa di italiano che si chiama Milena Miazzi. E... Per la televisione italiana, venga, venga. E per questo lei si chiama Milena. Bene, grazie, grazie. Voi chi siete? Chi siete voi? Chi siete? Lei chi è? Fa parte del coro nell'opera. Come si chiama? Jacqueline. Jacqueline? Sì. È un nome proprio paraguaggio. Lei invece? Macarena. Non ci credo. Andate in manati che Macarena. No, no. E fa parte del coro? Sì. Brava Macarena. Cosa fa qua nell'opera Oceano? Il tuo ruolo? Che lavoro fai? Dentro il teatro? Banco Centrale del Paraguay. Banco Centrale del Paraguay. BSP. Con lei. Laddove si può, potrebbe essere bello che lui lo fa. La soprano. Come si chiama lei? Io sono signorina di Mestre. La signorina di Mestre. Il suo nome vero nella vita qual è? Alejandro. Sempre. Però appena finisci, ridi. Se io sapessi scrivere un libro. Dell'Italia tutto a bordo. E tu, appena lui ti dice così, di ritorno nella tua funzione. Descrivere. Descrivere. Vedi la gente sotto e indichi tutta questa.
questa gente qui. E lui comincia, c'è l'Italia che sta a bordo, tita, tira, il prete. Quando io guardo la gente, io gli domando. No, senza domandare, secondo me è un gesto, è un bel gesto. Come è la transizione della scena da acá? Sì, allora, siamo tutti bloccati. Sì. Lui osserva, canta la sua aria, lui spunta, signori, e qui si rimuove tutta la barca. Ok, ok, ok. E riprendiamo tutti posizione. Sì. Ora te lo dico. E nel tanto era tanto, maestro. No, ma c'è il buio. C'è un buio dopo. Intanto il bambino. Tira, fa, tira, tatara, America! Scusate, per la televisione italiana, eh? Salutate la televisione italiana, c'è l'ambasciatore. Buonasera a tutti. Margherita Morselli del Cabildo. Mondiale di Oceano. Una benedizione, padre. Che emozione, che grande emozione. Sì, un oceano d'emozione. Sì. Oppure un'emozione oceanica, non so. Eccoci, siamo quasi pronti. Fase, direttore dell'Orchestra Sinfonica del Congresso Nazionale. Y la dirección escénica de Girolamo Reaco, al frente de un sólido reparto, en el marco de los 15 años del Cabildo, también compartimos esta iniciativa. Y escuchamos en principio las palabras de apertura del embajador de Italia en Paraguay, Gabriele Anis. La amiga que está conmigo, la directora del Centro Cultural de la República, El Cabildo, que siamo dentro le quinte. En su nombre quiero agradecer a todos los funcionarios y los colegas del Cabildo que trabajaron incansablemente para esta grande aventura, para este grande emprendimiento, de lo cual tenemos mucho orgullo. Yo de nuevo, esta noche, primeramente, confieso a ustedes mi emoción profunda, y yo diría hasta mi conmoción, para un evento que llega directamente al corazón de todos nosotros, porque cuenta, por medio de la forma de arte más noble, más romántica y más dramática, que el genio italiano regaló al mundo, por medio de la ópera lírica, cuenta nuestra historia, que es la historia de nuestros antepasados. Entonces, yo les confieso también que por causa de mi emoción, es la primera vez que subo, es la primera vez de mi carrera diplomática, Margarita, que subo a un palco sin saber exactamente lo que voy a decir. Está conmovendo, ambasciatore. Realmente, muchas gracias. Anche noi. Permítanme entonces de... Le pochi italiani che ci siamo qui. Sabe lo que hacer, lo que decir, la mejor cosa es... Agradecer. Ci siamo, siamo partiti. Che emozione, fortissima. Lì c'è Girolamo, avanti e indietro. È un'emozione travolgente. Ma non ci sono. Grazie.